tutti, oggi parliamo di criptovalute, quindi dei bitcoin o delle alternative coin, cioè tutte le altre criptovalute che esistono al mondo. Cercherò di darvi qualche consiglio, qualche notizia. Potete lasciare un messaggio scritto vocale con WhatsApp al +1 727 678 6838. Bene, per prima cosa dobbiamo dire dobbiamo fare un preambolo. Io non sono un consulente finanziario, quindi tutto quello che sentirete sono opinioni, la mia personale opinione, quello che io farei, quello che io faccio nel mondo delle criptovalute, ma non sono consigli finanziari, quindi non sono responsabile per qualsiasi vostra decisione prendiate. Seconda cosa molto importante è: investite soldi nelle varie criptovalute, ma soldi che potete permettervi di perdere, quindi non fate debiti, non giocatevi tutto lo stipendio, mi raccomando, quindi siate responsabili. Il mondo delle criptovalute non è semplice, non è che metti lì i soldi e te li dimentichi e diventi ricco, no, vedrete, se mi seguirete, che ci sono troppe informazioni da sapere, bisogna stare attenti, bisogna seguire le informazioni, ad esempio bisogna studiare, bisogna essere consapevoli, i soldi non li regala nessuno, quindi non pensate di guadagnare dei soldi facendo niente. La notizia che voglio darvi è relativa a questa settimana in cui diversi siti web e giornali riprendono la stessa notizia, e cioè che il fondo di investimenti americano di Soros, quindi Soros Fund Management, che ha e gestisce asset pari a circa 26 miliardi di dollari, inizierà ad effettuare investimenti nelle varie criptovalute. Questo è strano perché non molto tempo fa George Soros aveva definito il mercato delle criptovalute una bolla, e quindi questo è molto molto interessante. Quindi fra poco nel mondo delle criptovalute ne vedremo delle belle, vedremo muovere un sacco di soldi, e non è detto che sia una notizia positiva, perché dobbiamo valutare chi è questa persona, che cosa ha fatto in passato, e lascia a voi ricercare e valutare voi questa persona, che è uno speculatore molto molto in gamba, molto molto astuto, questo sicuramente. Quindi potrebbero esserci dei sbalzi veramente incredibili e delle manipolazioni del mercato molto molto potenti, visto che lui può investire 26 miliardi di dollari, quindi lui può fare veramente muovere il mercato. Quindi ancora di più, se all'inizio il bitcoin era cresci, qualsiasi cosa compravate cresceva, si guadagnava, era facile, e poi negli ultimi due anni invece bisognava essere un po' più attenti, un po' più informati, ecco, diciamo che da aprile direi che bisogna essere molto consapevoli di quello che si fa per evitare di perdere soldi. Soros aveva tenuto un discorso al World Economic Forum il 25 di gennaio e aveva detto le testuali parole: il Bitcoin non è una valuta, dato che una valuta dovrebbe essere una riserva stabile di valore, è un bene che può fluttuare del 25% in un giorno, non può essere utilizzato ad esempio per pagare i salari, perché questi diminuirebbero del 25% in un giorno, è una speculazione basata su un malinteso. Ecco, queste sono state le sue parole. Quindi adesso ovviamente ci stiamo chiedendo tutti: come mai entra nel mercato proprio adesso che il valore del Bitcoin è così basso? Eccoci. Allora, la pillola di oggi è che la famiglia Rockefeller, anche lei, ha deciso di entrare ad investire sui progetti delle valute digitali. Però, a differenza di Soros, e come già annunciato anche dai Rothschild nel dicembre del 2017,
Loro non investiranno sulle oscillazioni del valore del Bitcoin o delle valute digitali facendo speculazione in questa maniera qua. Loro invece faranno più un lavoro, diciamo, una cosa più sana, ecco, una cosa più corretta. Loro investiranno sulla tecnologia, ma a medio e lungo termine. Quindi loro si aspettano dei risultati ovviamente eclatanti, interessanti, nel medio e lungo termine, quindi nei 5-10 anni da oggi. Questo cosa vuol dire? Che questa secondo me è veramente una buona notizia, perché che cosa vuol dire? Che se, anche secondo loro, nel medio e lungo termine è interessante investire in questo settore. Quindi Rockfield già da dicembre hanno annunciato che avrebbero fatto investimenti a lungo termine sulla tecnologia digitale di nuova, diciamo, basata sulla blockchain e non, no? E adesso la notizia è che anche Rockefeller, quindi questo è molto molto buono, questa notizia, perché due delle grosse, più grosse famiglie mondiali hanno deciso di investire, quindi secondo me è veramente una notizia positiva. Mentre invece quello di George Soros, che si mette a fare trading disponendo di un sacco di milioni di dollari, che può fare il bello e cattivo tempo nelle valute, nel piccolo, ancora molto piccolo, mercato delle valute digitali, quello invece è un'informazione rischiosa. Quindi studiate, mi raccomando, guardate, informatevi, distinguete i professionisti dalla gente che spara notizie a caso, e vi auguro, insomma, di avere dei buoni risultati.